E guardate un po' la nostra Eleonora Busi cosa le ha fatto fare. Mi trovo al Pala Baslenga, oggi sono qui per intercettare due giocatrici della Pomiloro, sono due centrali fortissime, sono il muro più forte del campionato, sto parlando di Iole e di Gibby e io insomma voglio vedere se davvero un muro lo sanno fare, quindi ho preparato per loro una sorpresa. Io ho detto che era una sorpresa, ma qua le ragazze sono già al lavoro, sono con Iole e con Gibby. Allora, il centrale più forte in assoluto, il muro più forte del campionato, ragazze, vediamo Grazie. Se questo muro riusciamo Grazie. A farlo. Siamo pronte? Sì. Allora, il nostro Pino ci ha dato già qualche indicazione, l'obiettivo è mettere un bel po' di calce qua sopra, quindi pronti via, partiamo. E intanto, insomma, parliamo un pochino, partiamo dal cartello alle nostre spalle. Alziamo il muro per Rio 2016. Allora, Iole, tu sei già a buon punto, giusto? Sì, già in Giappone abbiamo fatto un bel, come si dice? Non ti preoccupare, facciamo senza tagliare, insomma. È già tutto a posto, voi siete già pronte, avete fatto una bella sfida, quindi siete già pronte per Rio. Invece qui c'è ancora un po' da lavorare, insomma, con l'America bisogna riuscire a entrare in nazionale e andare a questa sfida importantissima. Sì, abbiamo finalmente abbiamo qualificato per Rio e siamo pronte adesso. Bene, bene, perfetto, perfetto. Invece parlatemi un po' della vostra esperienza qui a Casalmaggiore. Allora, Iole, tu è già un po' che sei qua. Quanti anni sono? Sì, tre. Questo è terzo anno. Come ti trovi qua a Casalmaggiore? È la prima volta che fai un muro a Casalmaggiore? Sì, sicuramente questa è la prima volta, ma qua è bello. Una bella piccola città, ma atmosfera sempre bella, come una famiglia, tutta la città è così. Ti vogliono tutti bene qua, ci sono un sacco di cori per te, sei sempre molto gente, molto amata. Sono bravissimi, non so, sempre vogliono bene. Allora, sei pronta per... Intanto partiamo con... proviamo intanto a metterne fisicamente qualcuno. Ah, qua? Anche? Ah, non lo so, guarda, scusa, è la prima volta che per me... No. Con i buchi non funziona, va bene. Forse così e... Sì, dai, wow! Qualcosa abbiamo già fatto. Manca solo il tuo da avvicinare. Ah, tu ti distanzi, un po' distante da noi, fai la tua parte. Sì, ciao. Va benissimo. E invece tu come ti trovi qua a Casalmaggiore? No, tu hai contribuito anche all'arrivo di una collega. Sì, che è tra l'altro amica migliore, sì, è vero. È in questo momento in studio, quindi sta guardando questa intervista. Sì. Credo che riderà un po' di noi, però glielo lasciamo fare. Sì, no, è stato bellissima. Anche per me la città è perfetta e... sempre gente sulla strada mi fermi, ciao Lauren, mi raccomando, è sempre bello. Vero? Mi raccomando. Beh, invece raccontatemi un pochettino del campionato, adesso insomma quali sono i vostri obiettivi? Siete qua con uno scudetto cucito sul petto, è davvero un obiettivo importante da mantenere, quindi una sfida grande per voi. Sì, adesso siamo in Coppa Italia, Final Four, di Champions e voglio vincere tutto, ma un passo a volta, capito? Sì, passo per passo. Bene, bene. E invece raccontatemi un po', quando non giocate a pallavolo, che cos'è che fate? Non cosa facciamo muro. No. Questo no. Ok. Questo è assodato. Fuori dal campo. Continuiamo perché pare che ci stia venendo bene adesso qua. Se il nostro Pala Baslenga dovesse aver bisogno di qualche ristrutturazione, noi potremmo anche candidarci perché insomma adesso sta venendo direi abbastanza bene, no? Adesso forse qua un mattone così grande per completare non ce l'abbiamo, però... spostare un Vabbè. Po'. Ecco. Ok. Vabbè, non affidateci mai casa vostra perché facciamo dei danni, però insomma qualcosina, ne mettiamo uno in mezzo anche qua che così abbiamo fatto vedere che un paio di strati l'abbiamo fatto. Allora, dicevamo, quando non giocate a pallavolo e non fate dei muri, cosa fate di bello?
Come passate le vostre giornate? Mi piace viaggiare in tutto il paese. Mm. Siamo andate a Verona, Firenze. Ah, quindi un po' dell'Italia avete visto? Sì, non vedete solo i palazzetti o gli aeroporti, qualcosa avete visto? Sì, qual è la città che vi è piaciuta di più fino adesso? Per me è Venezia. Venezia. Firenze. Firenze. Sì. Bene, bene, bene. Sì. Quindi comunque vi divertite anche qua in Italia, insomma, sì, non quando lavorate quando abbiamo basta. Tempo, sì, andiamo in giro. Giusto, questo. Giusto. E anche il cibo. Il cibo è buonissimo qua. Ecco, cosa mangiate? Tutto. Riuscite a stare in linea? Riuscite a stare in linea? Per me, dolce. Tutti mi piacciono le dolce. Ma... tutti con cioccolato. Ah, vabbè, questa non la facciamo vedere al coach, non glielo diciamo, non fa niente qua, oscuriamo per lui. E invece tu sei goloso di qualcosa in particolare? Dolce, salato, pasta, pizza? No, anche per me in questo momento è dolce. Dolce. Mangio tanto dolce. Mangi tanto, bene, bene. È colpa di loro. Ah, no, non so la state traviando, quindi. Siete voi che la portate sulla cattiva strada? Colpa di Carly. Che lei adesso non c'è, non si può difendere. Diamo la colpa a lei, va bene. È colpa sua. Vogliamo salutare i nostri telespettatori, dire che, vabbè, insomma, il muro è quasi fatto. Salutiamo anche Carly che ci sta guardando. In inglese Italian. Come preferite voi? Inglese. Hi Carly, you're my BS and my best friend and I love you and I'll see you later today. Vuoi fare tu in italiano adesso? Ciao Carly. Molto più semplice. Vai. Noi continuiamo il nostro muro e ci rivediamo alla prossima partita. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Andremo a verificare le condizioni di questo muro e vedremo fino a che punto è arrivato. Intanto permettetemi di ringraziare, oltre alla nostra Eleonora Busi, anche a Pino Storti, che ha reso possibile questa sorta di piccolo cantiere. In Baslinga qualche lavoretto da fare c'è sempre. Adesso abbiamo trovato, insomma, un po' di manovalanza.